Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qui in questo nuovo video. Oggi stiamo facendo una notturna insieme a The Lost One, Ciao ragazzi. nuovamente nella casa nel bosco. Perché siamo tornati? Perché The Lost One non c'è mai stato. E meno male che siamo tornati, ragazzi, perché ci sono dei cambiamenti assurdi qui dentro. Non potete capire cosa abbiamo trovato. Quindi tenetevi forte e partiamo subito. Ragazzi, metterò quest'altra videocamera poggiata da una parte con un'altra torcia. Visto le grandi leggende di fenomeni paranormali all'interno di essa, magari siamo fortunati che catturiamo anche qualcosa. Ok, camera fissa. Quella è stata posizionata. Ok, abbiamo appena piazzato questa che dà sul salone principale di questa casa. Abbiamo scovato una nuova entrata da lì e quello che abbiamo appena scoperto entrando, la cosa che subito dà all'occhio, sono questi segni di occupazione che prima non c'erano e un'entrata molto molto larga. Quindi questo è il lasciapassare per qualsiasi persona che voglia entrare qui. E a quest'ora è un pericolo perché magari gli occupanti potrebbero entrare da lì. Si affaccia sul bosco, ragazzi. Siamo immersi nella natura, ragazzi. È inquietante, c'è un muro di alberi. Ma quella, io temo, anzi, a questo punto sono sicuro che abbiano usato dei quaderni come carta igienica o come fazzoletti per la cioccolata, comunque per pulisse. Qua ragazzi che c'è il cambiamento. Guardate tutta la carta da parati che è stata strappata con violenza anche. Qua ragazzi, i biscotti sono ancora dentro. Non vogliamo toccargli nulla. Ed ecco anche la mascherina. E la rete del letto con una porta usata appunto c'è una marea di per dormire. Là c'è tutto il cibo, ragazzi. Diciamo, ragazzi, che questa casa ha avuto un cambiamento, come ho già detto prima, enorme, perché era raro vedere dei segni occupazioni in un luogo simile. Chi di voi ha l'occhio più attento e per chi di voi comunque segue questa serie, La casa nel bosco, da più tempo, sa che è incredibile un ritrovamento simile che magari noi in altre esplorazioni abbiamo fatto, ma
qui veramente, veramente mai. E appunto con loro. Chi c'è? C'era prima. È un pezzo di coccio. No, sta coccio. Chi c'è? Forse la videocamera ha catturato. Lateralmente, ragazzi, dopo quello che è appena successo abbiamo un attimo investigato e io ho trovato, non so, ce n'è anche qui per terra, ma c'è questa roba qui messa in questo modo e sinceramente non lo so. Cioè che io stavo guardando, ma la macchina non l'ha presa. Senti, vedi che non è caduto niente qua. E ti dirò di più, aspetta, guarda. Questa era la ripresa ferma che ho fatto, no?